Occhi Terzi, questo è il titolo del cortometraggio vincitore del bando comunale per le attività giovanili. Si tratta di un progetto che ha ottenuto un contributo di 2.000 euro da parte dell'amministrazione comunale e che affronta un tema tanto delicato quanto attuale come quello del bullismo. Il bullismo sta diventando anche una piaga sociale tra i giovani. Questo cortometraggio è particolare perché vede il bullismo da un altro punto di vista, non dalla parte della vittima o del bullo, ma dall'amico o dall'amica. È un cortometraggio che ha vinto un bando indetto dall'Ufficio delle Politiche Giovanili perché l'ufficio ha deciso di dare merito al merito e premiare le iniziative o comunque le attività più importanti. Il cortometraggio parla proprio di questo, parla della difficoltà anche per la migliore amica di intervenire, un po' per paura, un po' per paura delle conseguenze e quindi della solitudine che si crea attorno alla vittima, fino ad arrivare al finale che ora non lo svegliamo, vedremo, però si gioca tutto sulla figura dell'amico e della sua capacità di intervento. Come sempre abbiamo usato gli studenti delle scuole di Arezzo e dei giovani che facevano già parte della nostra associazione e altri giovani della città che si sono aggiunti proprio per questo progetto. Il nostro orgoglio più grande è quello di creare ponti fra ragazzi che hanno dai 13 ai 35 anni e quindi di riuscire a unire generazioni diverse. Il cortometraggio adesso sarà presentato in una serata aperta agli studenti delle scuole aretine e alla cittadinanza, seguito da un dibattito incentrato sul bullismo. L'appuntamento è per mercoledì 10 ottobre alle 18.30 all'Informa Giovani di Piazza Sant'Agostino. Di pure quello che vuoi, noi abbiamo le foto, possiamo decidere di usarle dove e quando ci pare. Oppure cosa? Se tu vuoi raccontare qualcosa, noi pubblichiamo le foto dappertutto.